La sua amministrazione ha superato il traguardo simbolico dei 100 giorni. Dalle opposizioni si contesta che non si vede un cambio di passo. Volevo chiederle qual è il suo bilancio di questo primissimo periodo. Ma noi veniamo da una vecchia amministrazione che sta a 10 anni e quindi sappiamo quello che abbiamo trovato e quello che abbiamo ereditato. Noi non abbiamo bisogno di questioni di immagine, noi dobbiamo dare delle risposte concrete e soprattutto dobbiamo risolvere i problemi in maniera definitiva. Per far questo abbiamo bisogno non solo di tempo, ma di un intervento strutturato che adesso, grazie anche al supporto del governo, avremo anche delle risorse economiche che ci consentirà di farlo, perché abbiamo trovato un comune disastrato dal punto di vista amministrativo e senza un euro in cassa. Quindi è un percorso molto importante da portare avanti, anche faticoso, duro, però noi siamo convinti di dare una risposta, diciamo, strutturale alla città, quindi di cambiarla radicalmente, senza immagine ma con sostanza.